le indagini riguardo alla morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui corpo venne ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, stanno vivendo nuovi sviluppi con la scoperta di una misteriosa telefonata di 16 minuti, avvenuta il giorno prima della sua scomparsa. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Inizialmente, il caso era stato archiviato come un presunto suicidio, ma l'opposizione strenua dei congiunti e nuovi elementi hanno portato a una riapertura delle indagini. Le autorità stanno esplorando nuove piste, senza trascurare le vecchie prove. In particolare, la tecnologia e gli esami forensi stanno svolgendo un ruolo cruciale in questa fase dell'indagine. Uno degli elementi che ha attirato l'attenzione degli investigatori è la traccia delle celle telefoniche. In base a queste informazioni, è emerso che il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, il figlio Pier Giorgio, il presunto amante Claudio Sterpin e un vecchio amico della donna, Fulvio Covalero, sono stati coinvolti nelle indagini. In particolare, è stata rivelata una chiamata telefonica misteriosa tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovic, durata ben 16 minuti, avvenuta il 13 dicembre 2021, il giorno prima della scomparsa di Liliana. Questa chiamata potrebbe contenere informazioni cruciali che potrebbero aiutare a gettare luce sulla morte della donna. Claudio Sterpin ha commentato la telefonata in questione a quarto grado, sottolineando che non ha alcuna prova della sua esistenza e che non ricorda il contenuto della conversazione. Tuttavia, ha ammesso che potrebbe esserci stato qualcosa in quella chiamata che avrebbe potuto ferirlo profondamente. La vicenda si complica ulteriormente poiché si ritiene che Gabriella, Salvo e Sterpin siano stati insieme in un bar nei pressi del boschetto il giorno della scomparsa di Liliana. Tutto ciò alimenta ancora di più i sospetti e le domande sul coinvolgimento di queste persone nella vicenda. Le indagini continuano a stretto giro, e gli inquirenti sperano che la telefonata misteriosa possa finalmente gettare luce sulla tragica morte di Liliana Resinovic, portando alla giustizia coloro che sono coinvolti in questo enigmatico caso. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.